Questa puntata di Weekend in Viaggio ci porta sul Lago Maggiore, ma sulla sponda lombarda. Ci troviamo infatti a Sesto Calende, in un ambiente splendido. Siamo nel Parco del Ticino, dove si sta per concludere una manifestazione che ha assegnato a Marina di Verbella un riconoscimento prestigioso internazionale, non solo, addirittura mondiale. Un riconoscimento assegnato da Rina. Ma Rina che cos'è? È una certificazione di seconda parte che attesta in modo trasparente la qualità dei servizi offerti dai porti e dalle marine turistiche, analizza quattro diverse tipologie di servizi offerti dalle strutture, quelli portuali, quelli ricettivi e turistici, quelli legati alla sostenibilità ambientale e quelli dedicati alla sicurezza. In fatto di sostenibilità ambientale, guardiamoci intorno, non c'è da dire altro. La Lombardia è la regione che in Italia e in Europa ha il maggior numero di siti UNESCO, che sono luoghi riconosciuti dall'Agenzia delle Nazioni Unite come patrimonio mondiale dell'umanità, non una robetta così. 10 ce ne sono in Lombardia, 50 in Italia e 4 in provincia di Varese. E questo io voglio valorizzare, queste bellezze nostre, queste eccellenze che abbiamo, che sono poco conosciute anche da chi abita, anche dai lombardi. E in più oggi si aggiunge quest'altro riconoscimento che è una cosa di eccellenza mondiale, perché la Marina di Verbella è la prima marina lacustre al mondo ad aver ricevuto questa certificazione Rina Excellence. Per due motivi: i servizi e la qualità dei servizi resi ai propri clienti e il rispetto dell'ambiente. L'ambiente attorno al lago nel Parco del Ticino è un ambiente delicato che va conservato e tutti gli interventi fatti qui sono fatti proprio in questa direzione, quindi complimenti davvero. Strutture così non ce ne sono tante in giro, quindi io vorrei richiamarla la sponda bella. Quella di là è la sponda grassa, lo sappiamo, quella piemontese, perché c'ha i grandi alberghi, i grandi palazzi. Noi siamo diversi, però noi abbiamo le cose belle. Ribattezzerei così la sponda bella del Lago Maggiore. La famiglia Vergani qui ci ha messo l'anima. Non solo l'anima. Io ho comperato questo posto che era molto degradato e naturalmente, come un buon brianzolo, ero già nel settore della nautica, ho tentato di riqualificare il posto per adattarlo all'attività nautica. Ecco, noi abbiamo sentito parlare questa mattina, e qui parlo con l'ultima generazione, di 40 milioni di investimento per il futuro, senza contare quelli che già avete investito, ma soprattutto con soldi vostri, finanziamenti privati e non pubblici. Sono già stati investiti nel posto circa 20 milioni di euro per il recupero da quello che era l'acciaieria rilevata nei primi anni 70 per trasformarlo in quello che è oggi la Marina di Verbella. Chiaramente lo sviluppo per quanto riguarda la trasformazione ulteriore del posto nel quello che sarà poi il Verbella Village, in parte sarà ancora fatto da iniziativa privata nostra per circa 15 milioni di euro come equity, ma la restante parte chiaramente deve essere soggetta a un finanziamento, e quindi ci stiamo muovendo da questo punto di vista per trovare istituzioni che credono in questo sviluppo residenziale, turistico, ricettivo, tanto quanto noi ci stiamo credendo. Dottor Diana, oggi con il coraggio, con l'intraprendenza e con la volontà, con tanta passione, che parte dal 1800 addirittura, avete raggiunto un traguardo mondiale, un traguardo che vi porta a guardare ancora più in là. Sicuramente questo ci sprona a continuare su questa strada che abbiamo intrapreso e abbiamo capito che è quella giusta, per cui sicuramente tanto sforzo nella cura del cliente, tanto sforzo nell'alta qualità del servizio. Questo è un impegno grandissimo, ma che sicuramente intraprenderemo, e sicuramente è una bella sfida. Questo. Qui siamo a pochi passi da Malpensa e si sente. Quindi l'industria aeronautica nella provincia di Varese ha fatto epoca, oggi però l'industria nautica e di diporto è qualcosa che veramente va sottolineato.
Sì, noi siamo orgogliosi di questo perché oramai annoveriamo tra i nostri clienti non più solo clienti italiani, ma moltissimi clienti tedeschi, inglesi, svizzeri che fanno centinaia, migliaia di chilometri per raggiungere la nostra marina. E questo ci inorgoglisce ancora di più perché vuol dire che, insomma, se fanno tutti questi chilometri per arrivare da noi e spendere del loro tempo libero, vuol dire che, insomma, qualcosa di buono abbiamo fatto. In Anniverbella, insieme agli altri posti meravigliosi che abbiamo a Sesto Calende, è un fiore all'occhiello. È un fiore all'occhiello per due motivi. Uno, per una grande passione da parte della famiglia Vergani e questa loro visione ed ambizione di rendere questo posto sempre più interessante, sia in termini industriali. Oggi certifichiamo un'importante certificazione e quindi in termini industriali è un'azienda che funziona benissimo e da lustro sesto, ma anche in termini ambientali di riqualificazione. Insieme a loro abbiamo portato avanti un progetto ambizioso che è quello di rendere appunto questo cantiere nautico una futura marina, una marina dove possono venire i sestesi e non sestesi a visitarla, a rilassarsi, a godere di questi spazi meravigliosi, di queste viste incredibili sia sul Monte Rosa che sul ponte di Sesto. E quello poi di far vivere centinaia di persone in questo ambito con appunto una riqualificazione edilizia che reputo sarà tra i fiori all'occhiello anche del Lago Maggiore.